non c'è dubbio che il percorso sarà un percorso complicato e sarà un percorso difficile. Perché? Perché vedete, queste forze stanno insieme e ci danno addosso soltanto per una ragione. Perché la Sicilia degli sprechi, la regione dei privilegi di cui si avvalevano. Se tagliamo 1 miliardo di euro di spesa nella sanità, insomma qualcuno che piange ci sarà pure. Se non si fanno i termovalorizzatori in Sicilia, se abbiamo, come dire, assicurato un giro di vite notevolissimo sull'eolico, insomma qualcuno che piange c'è. Chi piange per i termovalorizzatori piuttosto che per l'eolico, piuttosto che per la sanità nella quale si risparmia, insomma, lo sappiamo bene, non sono soltanto gli affari o gli affarismi e certa cosiddetta politica, c'è la criminalità organizzata sul serio e non mi meraviglia per la verità che ci sia poi un dispiegamento di mezzi anche di comunicazione. Vogliamo smetterla con questi stereotipi del pessimismo, del fatalismo e che non c'è niente da fare e che siamo condannati dalla storia e che ce l'abbiamo quasi quasi nel DNA e che pensiamo di risolvere tutto in 2 anni. Ce ne vorranno forse 30, 40. Noi cerchiamo di non deflettere e comunque di cominciare. E l'avevamo la ricetta giusta. Scusate, facciamo un confronto. Sicilia e Sardegna, lo dico sempre. La ricetta giusta è il partito del territorio, è l'autonomia, perdonate, è il caso di... Ma perché? Perché funziona nel Trentino, nella Baviera o nella Catalogna e non funziona in Sardegna o in Sicilia? Ma perché non c'è un partito del territorio? Lì secessioni non ce ne sono state, la Baviera si è staccata dalla Germania, il Trentino se n'è andato con l'Austria, ma non gli conviene. La Catalogna ha lasciato la Spagna, sono lì. Hanno il partito che difende il territorio e non si sono affidati ai partiti nazionali. E ora c'è l'impegno, naturalmente, di questo nostro governo, che è fatto da tecnici. Cos'è una bestemmia? E perché? Scusate, signori deputati, il problema sapete qual è? È la commissione dei ruoli. Mi chiedevano l'altro giorno, dice, ma sulla mafia? Io devo garantire, e la mia vera testimonianza antimafia è questa, corretta azione amministrativa, che non rubo, che il mio patrimonio misteriosamente non si accresca, che garantisco le regole, delegificare e sfrondare il campo da 1000 leggi che sono 1000 lacci e lacciuoli, fare una legge per l'artigianato piuttosto che per il mondo della sanità che apprezza e ringrazia e noi sappiamo quanto, e l'impresa e le case popolari con le migliaia e migliaia di persone che ci vivono e non possono, non vogliono, non gli fanno pagare molto spesso la modesta pigione, e l'agricoltura, 500-600 mila persone, legiferare. Certo, in stretta sintonia con gli assessori, signori assessori, qua si stringe un patto, gli assessori con i deputati, con le forze sociali, il sindacato, i rappresentanti della produzione che si mettono insieme, con le istituzioni, soprattutto le istituzioni locali, per fare un'unica grande squadra. Gli altri vogliono massacrarci. Responsabilità vuole che, ascolto, attenzione, ma non aiutiamo quanti giorno per giorno non smettono di aggredirci, di insultarci, di crearci ostacoli e cercano di farci fuori. Non so in quanti rivoli si perde la spesa della regione siciliana, per tagliare sprechi indubbiamente e per controllare la spesa e finalmente eliminare società, enti e fesserie varie che ci costano milioni e milioni di euro. Ma non soltanto, c'è qualcuno che dice gli enti. Mi auguro che qualche giornalista che faccia il giornalista e sappia verificare vada a vedere in qualcuno di questi enti come si chiude gli occhi contro gli interessi della regione, non so, materia, non lo so, e quante migliaia e migliaia di consulenze, che so, per recuperare il maltolto o il dovuto, può darsi, si attribuiscono a professionisti, talvolta alcune migliaia, forse nelle mani di un solo professionista, e queste cose, questo nuovo governo
non perché il precedente non lo facesse ciascuno, per deve evidenziarle, deve denunziarle e deve eliminarle, ma non silenziosamente, denunziando i guasti che hanno caratterizzato il nostro passato più o meno prossimo. E poi fare volare la spesa. Sì, la spesa soprattutto di provenienza e di fonte europea, rimodulandolo il POR. Perché vedete, nel 2000-2006, scusate, 2000-2006 spendiamo tutto? Sì. E beh, scusate, gli effetti, come dire, strutturali di quel fiume di denaro non dovrebbero mantenere stabile occupazione e crescita del PIL per una decina d'anni almeno? Siamo a sotto zero? E quante cattedrali nel deserto? E quante incompiute? E quante imprese fallite? Con quel sistema ti diamo la metà dei soldi, non per acquistarci i terreni, ma bensì per migliorare il fondo, l'altra metà me la piglio in banca. Ma se io non ti consento, con una politica agricola nuova, di vendere il prodotto, ti tieni il prodotto. E per pagare le rate, prima o poi è chiaro che ti tolgono l'azienda. Quante imprese agricole hanno chiuso in questi ultimi anni con tutti i fondi strutturali che devono essere spesi tutti velocemente, ma ben organizzati e ben orientati per produrre benefici alla nostra economia. E per questo non c'è bisogno degli assessori soltanto, c'è bisogno di tutti i cittadini. I cittadini denunzino gli sprechi, le disfunzioni e quant'altro. Facciamolo magari con un sistema così, utilizzando l'informatica ed internet. Penso che si possa fare, ma soprattutto i dirigenti, quelli che sono presenti, quelli che si occupano di cultura come di infrastrutture o come di agricoltura. E perché, vedete, ecco, trattate la regione, trattiamo la regione come se fosse casa nostra. Quando andiamo fuori da una stanza e non c'è nessuno, spegniamola la luce. La stanza della regione, quando usciamo, la luce spegniamola, perché paghiamo noi stessi e i nostri figli e non serve a niente ed è uno spreco e non è giusto. Questa regione per la quale, per fare il presidente, si perde la testa periodicamente ogni paio d'anni e si perde la bussola e non si sa come fare, tutti vogliono diventare presidenti, facciamo in modo che questa benedetta carica di presidente della regione non faccia impazzire più nessuno. Non valga niente sul piano del potere, dei privilegi, del controllo massiccio, capillare e soffocante sulla realtà regionale, così dicasi per gli assessori e quant'altro. Dimagriamola questa regione dei 100.000 dipendenti e di tutta la parte corrente del bilancio ingessata e bloccata. Decentriamo. Quando arriverà il federalismo, facciamoci trovare pronti, decentrando ai comuni personale tutte le funzioni possibili. Tutte, ecco perché sono importanti i comuni e il fatto che noi ci stiamo dentro. Il libero consorzio dei comuni, i sindaci del consorzio che lo governano senza consiglieri, assessori, indennità straordinarie, eccetera. Questa benedetta agricoltura, ve ne dico solo uno, io ci ragiono sempre, cioè, il grano come l'olio, il vino, l'arancia, il latte e la carne, riflettete su questi sei prodotti, gli altri sono così. Questi prodotti si vendono più o meno, caro Raffaele, la metà di quanto costa produrli. Sapete cosa ci abbiamo messo sopra per arrivare a questo brillante risultato? Al costo di qualche milione di euro l'anno per ciascuno. Il grano c'ha la stazione di granicoltura, col consiglio, i dirigenti, quant'altro eccetera. Il vino è il vino c'è l'istituto speciale per la vite, il vino, e credo che il vino d'Amosto, l'uva d'Amosto si venda la metà di quanto costa. L'arancia c'è l'IGP, c'è il consorzio per l'arancia, come si chiama, Salvatore, lo sai bene, eccetera. Il latte c'ha il Corfilac che costa 3-4 milioni, che finanzia di tutto. Mi auguro che la verifica e l'indagine che è stata avviata ci dia finalmente così, la verità. E la carne c'ha anch'essa il suo istituto per lo studio di come commercializzare la carne. Signora Assessore all'Agricoltura che non sei presente, facciamo piazza pulita di queste sciocchezze prese in giro per la gente una volta per tutte. Facciamo piazza pulita.
lo so, bisogna intervenire urgentemente e poi puntare sulla qualità, sulla ricerca, sulla tracciabilità. Mi dice l'istituto zooprofilattico che si può tracciare il pomodorino o l'uva o l'arancia anche per capire se viene da Pachino o da Trapani, no, da Israele piuttosto che dall'Egitto o dalla Tunisia. E noi questi controlli dobbiamo fare in una sinergia tra l'istituto e le nostre strutture sul territorio. Ecco cosa bisogna fare, e per questo, vedete, il nostro movimento, e concludo, ha da svolgere una funzione fondamentale anche per fronteggiare gli attacchi che noi avremo e per farci vivere questa scommessa straordinaria che noi stiamo portando avanti. Lo dicevamo poco fa, i nostri avversari scommettono, investono, disinformano giorno per giorno, e noi, vedete, la via del compromesso, della mediazione, la pagina o si volta e finisce da una parte o dall'altra del libro, a metà la pagina non può e non deve assolutamente restare. Noi questo vento dell'autonomia dobbiamo renderlo più forte, perché pulisca la Sicilia dalla polvere e perché francamente porti quest'aria nuova del cambiamento e quest'aria nuova dello sviluppo. Se noi fallissimo, abbiamo ripreso a 50 anni dal famoso 58. C'era Silvio Milazzo, allora si tentò, quante controversie, quante critiche, ora lo si rivede in termini diversi, quell'esperienza storica la si rivede e la si legge. Qua, se noi fallissimo, col federalismo prossimo venturo, senza nessuna difesa forte della Sicilia del Sud, l'emarginazione sarebbe sicura e forse i siciliani si potrebbero rivedere fra altri 50 o fra altri 100 anni. Noi non abbiamo la pretesa di raggiungere nessun traguardo, ma sicuramente di aver iniziato e forse di poter passare, mi auguro che loro ci siano, il testimone alle giovani generazioni. Qualcuno ha detto non siamo degni neppure di ricordare chi, per la verità lo è stata, in gran parte lo è, ma dovrà esserlo ancora di più, che questa terra un giorno sarà bellissima. Non era un'illusione per niente. Non era per niente un'illusione. Sarebbe, come dire, offensivo ritenere che qualcuno che l'abbia pronunziata abbia dato la vita in vano, consapevolmente in vano, assolutamente no. Era una certezza. Questa certezza è anche la nostra certezza. E il fatto che ciascuno fa quello che può. Noi abbiamo iniziato, lo abbiamo fatto con coscienza, lo facciamo con grande impegno, anche tra mille sofferenze che abbiamo vissuto ieri e che vivremo ancora, e ne vivremo tante. Per noi è occasione ed è motivo di grande onore, di grande orgoglio, di grande merito. Andiamo avanti insieme lungo questa strada.